Una sola parola, uno solo, stamma proprio inguaiato. Noi non segniamo manco a porta vuota, all'ultimo a tutto l'imma fa, poi c'ha giustamente l'imma fa, l'arbitro poi se ci mette, niente di meno, hanno perso un cofano di tempo, hanno perso, non danno recupero, ma stamma proprio inguaiato, stamma proprio acciso. Ma io... Allora, io non è che mi incazzo, ma per i gol, perché... Una squadra campione d'Italia e questa maniera essere umiliata, non riusciamo a segnare manco a porta vacante, non riusciamo a segnare o primo tempo, se poi dici che abbiamo pigliato a pallonate, ci abbiamo fumato lì, di ci abbiamo fumato, come si dice, il ciolito là, boh, se fa passare il pallone, ma tu li mi, ma tu li mi, ma tu li mi, stiamo proprio inguaiati, tu li mi. No, ma non esiste proprio. Non vedo l'ora che finisce sto campionato, stiamo quasi a 30 punti all'Inter. Vabbè, ma non volesse manco calcolare all'Inter, però, perché giustamente sta là in coppa. Ma 30 punti, una squadra campione d'Italia sta a 30 punti a febbraio, stiamo a 30 punti alla prima, quando noi dovevamo stare nelle prime tre, perché non sto dicendo che a noi avremmo vinto lo scudetto, una volta ce ne dovevamo ripetere come l'anno scorso, perché è impossibile, ma a meno che stavi nelle prime tre classificate da campione d'Italia, nelle prime tre classificate, tu niente di meno stai un nono posto, decimo posto, stai. Stamma proprio accisa, stamma accisa a misa in croce, stamma. No, non si può proprio fare, stamma a 36, che là da Mondo sta a 30, o Monza, non chiama chi l'ha trovato perché o Monza sta a 30, sta a 6 punti sotto a noi. Sì, non chiama chi l'ha trovato solo per mezzo di questo, perché o Monza sta a 30 punti, se no i maghi l'ha trovato la classifica. Ma se no stiamo all'ultimo posto a chi è stato la classifica. È vergognoso, è orrendo, è imbarazzante. Aiutatemi voi, è uno schifo, non lo so. Non ci meritiamo questo. No? La colpa è, si sta parlando addirittura se viene esonerato Mazzarri, viene Giampaolo. Ma che cazzo viene a fare questo? Che bene a fare, scarta fruccia e piglia primero. Che bene a fare, quindi facciamo sta ammazzata fin quando poi ma la vada a ostricare solo perché è ammonito. Ok, ha voluto pensare, ma non rumane a 10. Bah, non sto capendo. Ha segnato il nuovo che mo, come Bip si chiama, è entrato. Però il mio discorso su Osimhen. Io preferisco fare tutto sti partita così senza Osimhen. Non mi interessa proprio. Anche se è impossibile, lo vedremo, è normale. Ma i suoi comportamenti. Non padre, punto il due barra partita. Tu di sta cosa, apri la costa, un cavolo. Ma no, prof. Fritto. Tu di sta cosa, né? Fallito, non tu di sta cosa, che tu sei un fallito d'animo. Sei un fallito d'animo. Ta zitto, ma te già schifato. Hai stata la magia. Ha fatto a pezzi a pezzi, ha fatto a pezzi che quella maglia a casa mia non ci può stare. Tutte in maglia ne sto, tranne a tu e tranne che l'insigne. Tutte in maglia, lascia stare chi se ne aiuti, chi è così, ma in maglia vostra ne è solo un ducesse e basta. Niente, raga, deluso, deluso, no, non arrabbiato perché ormai. Ma deluso, sto proprio deluso, ma la colpa ha sbagliato tutto, presidente. Il presidente doveva almeno quest'anno confermare tutto alla rosa, compreso Kim, perché è stata la miccia che ha acceso proprio il fatto che Spalletti dice, boh, mamma mia, chissà come c'è, sto venendo a Kim, sto venendo a Killato, quindi... sì, la rosa è la stessa, eccetera, ma Spalletti... Spalletti per se ne andare, no? Perché dice, ma non voglio vincitore, perché ha visto che è un... dice, che sta in una mala capo, quindi è meglio che me ne vada da vincitore. E ha fatto benissimo, strabenissimo. Però ha colpito la sua, l'arrivo pure di Garcia. Ma poi, a proposito di Garcia,
Pure Garcia, che ha voluto rivoluzionare, scusate, rivoluzionare tutta questa cosa qua. Ma tu tieni a rivoluzionare, sta squadra gioca già a memoria, e li va a fare. Mettetevi qua e giocate come avete giocato con Spalletti. Stop, che sto dovevi fare? Non è che da lì va a inventare i funucci, hai capito? Non arriva a fare niente, da lì a inventare niente, non da lì a inventare. Però la colpa è di uno solo. E poi un'altra cosa voglio dire, io ho fatto il video di Osimhen dove all'ultimo straccia proprio che piera la maglia, perché la gente che la maglia quella là a casa mia non ci sta, la maglia non va, ma a casa mia non ci potrà mai stare. Tu hai cancellato il foto e ti ha già stracciato la maglia quella, ti ha già stracciato quella, perché non meriti di tenere quella maglia addosso. Ma quello che dici, no? Voi si va a state pigliando, pure sotto video ho letto uno che si sta pigliando con De Laurenti. Ma fino a un certo punto, che si sta parlando dei comportamenti di un bimbo minchia? O presidente, ma che te fa? Ha dato 10 milioni di euro quando lui pretendeva. 10 milioni, ci ha dato. Qual è il problema? Ci ha dato, che vuoi, il giocatore più pagato. Ci ha dato, che volete? Cosa volete? Ci ha dato, quindi perché amara colpa il paese? Lasciamo stare gli altri sbagli che ha fatto tutto all'inizio dell'anno, ok, ci sta, ma suo Osimhen, non mi ho potuto paragonare a Igualot, non mi ho potuto paragonare a Cavani, non mi ho potuto paragonare, perché là va pure, là c'è stato Osimhen, ma suo Osimhen no, Osimhen stiamo parlando che chi la nubruccia si aiuta, che non conosciamo nemmeno la mamma e nemmeno il padre, è venuto qua chissà chi cazzo se ne resta, per me l'unico posto che sta Osimhen è in Duces, stop, quindi, ma da fa cortesia siamo a testa maglia, una cortesia vi chiedo, chiedo proprio in ginocchio. Quando si parla di Osimhen non va piatto con il presidente. Pigliatevelo solo questo, che è l'uomo in merda. Ok? Ciao a un bacione, forza Napoli sempre. Solo la maglia. Deluso. Questo è. Ciao a forza Napoli.